stand on the mountain and I say, do it, it gets done. If it don't get done, then I'll move on it. And that's the last thing in the world you want me to do. Salve ragazzi, sono Mr. Amon. Oggi parleremo di un criminale molto particolare, considerato tra i più folli mai esistiti. Parliamo di Charles Manson. Charles Manson non è un criminale come tutti gli altri, ma è un criminale per induzione. Ciò significa che non era lui in prima persona a commettere omicidi, ma era il mandante. Charles Manson ha creato una setta di cui era il capo e ha manipolato a tal punto questa setta da indurre tutti i suoi seguaci a commettere dei crimini e degli omicidi per suo ordine. Charles Manson è stato definito inoltre come la reincarnazione del male, come un satanista, il male assoluto. Tra i crimini più famosi commessi da Charles Manson ricordiamo quello di Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski, che era incinta da 8 mesi. Il 9 agosto 1969 Manson organizzò l'irruzione a Cielo Drive, ricco quartiere di Los Angeles, con l'obiettivo di entrare nella villa abitata dal regista Roman Polanski e della giovane moglie, l'attrice Sharon Tate, incinta all'ottavo mese. Polanski non era presente, era a Londra dove aveva appena finito di registrare Rosemary Baby. Charles Manson non era presente al momento in cui i delitti si consumarono. I suoi seguaci, armati di coltelli, revolver e corde di nylon, tagliarono i fili del telefono per impedire che venisse dato l'allarme. Il primo a morire fu un amico del guardiano della villa, che stava uscendo in macchina, che implorò inutilmente di risparmiare la vita a Sharon Tate. Fu finito a coltellate, così come le altre 3 vittime. L'ultima fu proprio Sharon, incinta all'ottavo mese. Con uno straccio intriso del suo sangue, venne scritto sulla porta della villa Pig. Sullo specchio del bagno venne scritto Helter Skelter, espressione interpretata dallo stesso Manson come fine del mondo, nonché titolo di una canzone dei Beatles. Per la strage di Cielo Drive, Manson e i suoi complici furono condannati a morte. Condanna commutata in ergastolo quando nel 1972 la Corte Suprema sospese l'esecuzione in California. Charles Manson non ha avuto una infanzia felice. Infatti, quando venne alla luce, sua madre aveva solo 16 anni e lavorava come una prostituta. Manson dunque iniziò sin da ragazzino a compiere crimini, furti e rapine. Inoltre è stato condannato a 10 anni per negromanzia, magia nera ed esoterismo. Il primo omicidio dei membri della cosiddetta famiglia è quello di Gary Hinman, il musicista che li aveva ospitati nemmeno 2 anni prima. Ritrovato il 31 luglio 1969, è stato torturato dal 25 al 27 da 3 componenti della famiglia per un affare legato alla droga. Anche in questo caso, con il sangue della vittima, gli assassini lasciarono scritto Political Piggy, letteralmente maialino politico, e disegnano un artiglio felino, poi cancellato, in modo da far accusare le Black Panthers. Questi erano solo 2 dei casi che hanno incriminato Charles Manson, ma ne esistono tanti altri. Charles Manson è considerato appunto il criminale più folle mai esistito proprio per il metodo che utilizzava. Proprio perché non era mai lui a commettere dei reati o degli omicidi, ma induceva le persone a farlo per lui. Proprio per questo è anche considerato un corruttore di menti. Le sue preferite erano quelle giovani, quelle facilmente corruttibili. Dal momento in cui i media hanno iniziato a parlare di lui, è iniziata una fase di fama nei suoi confronti e questo l'ha portato a compiere altri atti, puramente per spettacolo. Come molti di voi sapranno, questo personaggio è morto recentemente, il 19 novembre 2017. Durante la sua vita però ha fatto la storia della criminalità ed è diventato un simbolo, seppur negativo, per gli Stati Uniti d'America. Io spero il video vi sia piaciuto, fatemi sapere sotto nei commenti se vorreste vedere altri video del genere e ci vediamo in un prossimo video.